Benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda escrementizio. Oggi sono alquanto felice, dopo vi spiego il perché. Prima di cominciare mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi tutti quanti e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente nel vostro apparato rettale qui. Mi raccomando, venitemi tutti a stalkerarmi anche su Instagram. E sempre in descrizione, raga, vi lascerò il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andatevi ad iscrivere in massa anche al mio secondo canale YouTube e attivate la campanellina anche in quel canale per non perdervi nessun video, raga. Link in descrizione. Ovviamente in descrizione troverete anche le mie nuove magliette Dorian B. King, raga. Link in descrizione per andare ad acquistarle nello shop online. È il video che andremmo oggi a visionare. E perché sono così felice oggi? Perché vi voglio presentare il secondo capitolo del vero hit Pennywise. Vi lascio il link in descrizione, raga, di ben due video, ovvero il primo capitolo del vero hit Pennywise e un altro video che è un prank che ho fatto ad un mio amico sul secondo canale. Raga, link in descrizione, mi raccomando, non ve li perdete. Via! Pronto? Pronto! Non pronto, pronto! Come saluta Antonio, non Antonio, Antonio. Cominciamo benissimo, veramente. Cannone, sono io, Mike Alimeo. E tu? È tornato. Iddu, che sarebbe lui, ovvero it in siciliano. Ok, Iddu, Iddu tu now. Vabbè, si presenta molto trash, come il primo, te lo ricordi il primo? Ecco, bravo, questo è peggio, molto peggio. E ancora lì. Raga, cannone, l'avete capito perché? Cannone, it è tornato, no? Ma se ne fa tipo 4-5 cannoni in questo caso. Vedrai. Il nervosismo praticamente, no? Per il forte nervoso e per la forte paura si fa 5 cannoni. Tra l'altro uno grosso così, eh? Cioè lui sarebbe il ragazzino in sovrappeso però cresciuto, eh? Non mi dire che questa è Beverly Marsh! Non me lo dire, per favore, perché veramente è un trauma. Non c'entra niente, completamente, è terribile! È orribile! Ti pareva? Se gli arriva la telefonata, evidentemente questa è Beverly. Sì? Sono io, Mike Alimeo. Mike Bayless, quante sbonne assieme! E chi è? Chi ha detto? Sì? Sono io, Mike Alimeo. Mike Bayless, quante sbonne assieme! Mark Bayliss, che è il liquore Bayliss. E facciamo pubblicità occulta alle marche di liquori, dai! Tanto ormai abbiamo fatto la pubblicità al cannone e... Devo farmi cambiare sto cazzo di cognome. Ah, con picco potenneo. Raga, ma quanto cacchio è trash! Ma è divertente allo stesso tempo, comunque. Complimenti a chi l'ha fatto. Bravi, bravissimi! Sì, mi godo, sì. Idu è tornato. Dai, diamoci all'alcolismo, dai! Tanto! Si sta parlando di tutto, raga, di tutto! Link in descrizione per vedervi la prima parte perché non ve la potete perdere. Al bacio, veramente! Eddie! Eddie, spruzzo! Dove sei? Sono qui! In bagno, mamma! C'è questo Eddie Spaghetti! Raga, è Eddie! Quello che ha l'asma! Eddie, dove stai andando? A fanculo! Sta andando a fanculo! Dovrò stare via per un po' di tempo, mamma. Via? Via dove? Sempre a fanculo, per quella via lì. Perché Eddie ti comporti così? Dove vai? Dove vai, Eddie? Te l'ha detto, a fanculo se ne sta andando. Non lo vedi che sta partendo perché gli è arrivata la telefonata per chi Iddu è arrivato? Eddie, hai dei problemi? Ti droghi? Lui ha dei problemi e si droga. Lui, no tu, lui. Ti sei ancora fatto le pugliette in bagno? Se ne guai?
Hai perso la tua cinta, ti è venuta la gonorrea? Questa o questo, quello che è, fa più paura di It, vi giuro, mi fa molta più paura. Tra l'altro hai il cappello come quello mio, perché? Levati quel cappello perché vedi che mi offendo, eh! Eddie, dimmi subito con chi parlavi al telefono. È il tuo amico? E sei gay? Una mamma ha detto di saperlo. Eddie, sei gay? Chi era il telefono? Solo rispondimi! Eddie, rispondigli per cortesia, così te la levi dalle palle, per favore, dai! Era Mike Calimero. Devo tornare a Derry. Sì! Dai, scappatene, Eddie Spaghetti! Scappatene! E io credo che Eddie sia il vero eroe di tutta la storia di It. Perché per sopportare una madre così... Altro che It! It a Eddie gli faceva un baffo, gli faceva, con una madre così. No! Quello piccolo brutto e nero! Raccontami tutto. Quella cittadina era squallida e sporca. Però il nero ti piaceva, eh? Ma che cacchio stai insinuando? Che quello gli ha dato... Andiamo avanti, raga, andiamo avanti. No, mamma, non sono gay. E Mike è un caro amico. Vabbè, preferisco sorvolare a questa cosa. Pronto? Ciao, Stadio. Sono Mike. Scusi? Come ha detto? Chi Mike è? Mike Calimero. Mike Calimero? Quello piccolo? Sì, cazzo, sono io. Mike, non ci posso credere. Cioè, ma hanno un dialogo bellissimo, cioè, tra amici. Si vogliono bene, si vede che si vogliono bene. Sono i sette fortunati, no? O la banda dei perdenti, credo che sia uno dei due, o forse tutti e due. I sette fortunati che si chiamano anche la banda dei perdenti. Idu è tornato. Perché si tocca gli Zebedeis quando sente la frase Iddu è tornato? Raga, si tocca le palle, perché? Sei sicuro? È tornato, hai capito sì, che vuol dire? Certo. Oh, levati la mano da là, ma che è un film porno, ma che è? Ho capito. Sai perché ti ho chiamato? Ho capito. Promettimi che verrai, Staglio. Staglio è olio, olio è tornato. Però levatela la mano da là, dai, ma che cacchio fai? Non posso promettertelo. Adesso. Anche tu hai promesso. Regia, glielo mettiamo per favore un bollino giallo su quella mano? Me la ricordo. Ciao, Mike. No, continua interperrito, cioè cammina con la mano lì, capito? Ma che cacchio hai? Le zecche, le piattole, che hai? E tu? E si è rotta la bicicletta! Grande, grande Silver, grande! Sei di una tomba! Billy! Ah, dimenticavo come ti vanno le sceneggiature! Meglio del tuo cervello, come gli vanno le sceneggiature! Porno! Ma che soft porno sto hit? Ma che è? Sceneggiature porno? Ma veramente, per Dio! È quello che nella scena prima si è toccato per mezz'ora! Dimenticavo! Quella tomba laggiù in fondo non la scendere perché è già occupata! Ma che cosa sto vedendo? Cosa? E nel frattempo che inquadrano la tomba, quello si tocca le palle. E beh, è normale, no? Ormai siamo scesi nel soft porn qui. Ah, ma sono cattivo! Sono cattivissimo! Sì, sei anche un malato mentale da manicomio, sei! Oltre che cattivissimo, sì. Dark Vader, mi fai una bella pippa. Se ne esce così, no? Sono il numero uno! Altro che... il padrino. Io sono il padrino. Dobbiamo continuare con questa coglionata, che dici? Andiamo avanti oppure continuiamo, eh? Io mi ricordo di te. Mi ricordo che abbiamo vinto noi. Io mi ricordo di te, che hai usato la barchetta del piscio e la facevi navigare nel piscio. Raga, lui è il ragazzo del primo episodio, ve lo ricordate sempre, link in descrizione. Tu non fai nessuna paura, capito? A me sì, fate paura, tutti e due, non solo lui, anche tu, eh? Non è che scherzi. Non mi fai paura! Non mi fai paura! Oh, me sono cattivo! Vieni qui, Billy!
vieni qui! Raga, al cinema lo vediamo questo, eh? Al cinema! No, ma io sarei curioso di vedere come fanno poi a ucciderlo alla fine. Ho sentito qualcosa giusto ora. Qualcosa che saliva su. Diventava duro dentro di me. Ma che cacchio vi inventate? Cioè, questo è Billy il balbuziente. Solo che quando dice queste cose non balbetta. Chissà come mai. Forse quella cosa che diventava dura dentro di te ti ha levato completamente la balbuzie. So che io non vado via. Se andassi via impazzirei. O comunque non riuscirei più a vivere. Se andassi via non saprei più distinguere un cinese da un giapponese. Perché invece non ve ne andate tutti quanti via, no? Che dici, dai? Secondo me è meglio perché Iddu vi fa un culo così, fidatevi. Nonostante è trash, ma è pur sempre Iddu, no? Un pagliaccio da un politico. Una porno star da un'attrice. Beh, quello anche adesso non è che si distingue tanto, eh? Bene, allora andiamo! Ci voglio credere, sì, come no? Era qui, ve lo ricordate, la luce dell'iPhone? Cioè, queste sarebbero le fogne, no? Sembra più una casa abbandonata della serie Pinocchio. Non mi avete mai visto realmente. Andate! Nel frattempo diamoci anche una toccatina, no? Nella luce dell'iPhone, come tutti gli altri. Questo discorso è epico, raga, questo è epico. Troviamolo! Ammazzatelo! Non vado più a soffrire! Minchia! Lo dovete ammazzare! Dai! Lo dovete ammazzare! Vi devo confessare una cosa. Cosa? Io non ho mai vissuto con una donna. Io non sono mai stato con nessuna, mai! Che cosa c'erano a dirci? Che sei vergine? Sì, sono nata a settembre! Perché? E noi pensavamo che tu fossi gay! Secondo me conoscono tua madre, gliel'avrà detto lei, fidati. Vabbè ragazzi, guardiamo il lato positivo. Eddie è vergine. Iddu, questo ragazzo non può vivere in questa situazione. Ma come cacchio è possibile che balbetti in una scena di 2 secondi e poi in tutto il resto del film no? Me lo spieghi, come fai? Ammatti sono. Lascia stare Eddie, stavo scherzando. Io compatisco tantissimo, tantissimo Beverly. O Beverlo. Chiunque tu sia, ti compatisco, tranquillo. Devo fare qualcosa! Che fai, Eddie? Vieni via! Prima che la luce dell'iPhone ti imprigionerà! No! Io credo che UFO! Io credo al pagliaccio del McDonald's! Io credo che un giorno andrà in pensione! Io credo in Cenerentola e Re Leone! Io credo ai grandi ragni pelosi! Io credo ai castori assassini! Ma non ho mai creduto nella topa! È ora di dire basta! Iddu è una topa! Tutti sopra, ragazzi! Oh, cacchio! Cioè, è finito così? Cioè, lui che dice, oddio, è finito così? Che finale di merda! Veramente! Ragazzi, questo epico video finisce qui! E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link, come sempre! Tempestate di like, questo video a bomba! E come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una! The volume.